Vogue Italico DS900, ecco per voi, va di moda tutto impernato sul forcellone, niente più leveraggi, qua l'avete full optional con le borse, il paramotore e quant'altro. Mi sembra strano quel manicotto così, però ho visto che è molto riparato e molto bello. Questa 900 DS ha 96 cavalli a 8250 giri, in particolare 91 Nm di coppia a 6250 giri. 6 marce mi sembra la base, interasse è di 1580, quindi è giusta. L'altezza di sella appena 825, infatti potete vedere che è alquanto bassa, non è altissima, e va benissimo così per tutte le misure. L'altezza da terra è 190 mm, quindi è più che sufficiente ad affrontare qualsiasi terreno impervio. 220 kg di peso, un po' pesantina, ma 90-90-21, 150-70-17 ti permettono di affrontare le cose in sicurezza. Non so se a voi assomiglia un po' alla 800 GS, a me pare sì, a parte il frontale che mi sembra più il TRK, però il family fin rimane quello, il motore anche molto simile. Scarico bello, bella la sfasatura qua, va bene. Ci dimentichiamo dalla piccola rally, questa non l'abbiamo ancora provata, speriamo che il gruppo Padana ci ascolti, perché vogliamo questa piccola 300 da 28 cavalli con 25 Nm a 6500 giri. Interasse di 1430, quindi è molto corta. L'altezza sella però 905, ma l'ha peso di 150 kg. Bella, bella, bella. Col 21 anteriore può regolare emozioni. Molto semplice il cockpit. Così deve essere. Euro 5, scritto in bella mostra. Vogue, per chi non lo conosca, anche in un'altra lingua. Le gomme di prima accoppiamento sono le Twin Su, sconosciute, però sembrano adatte al dual. Ultima, ma non per questo meno importante, la valico 525 DSX. Esteticamente, che dire, bel mostro, fa concorrenza TRK e tante altre moto che a basso costo dicono la loro. Abbiamo 47 cavalli a 8500 giri, 50 Nm di coppia a 7000 giri, un interasse di 1456, l'altezza sella regolabile da 810 a 830, quindi è molto bassa, 190 kg di peso, direi che è ottima. Poca protezione dall'aria, ci sarà da aggiungere un piccolo cupolino, ma niente di impossibile. Display digitale, bello, ci piace, brava, un po' meno lo sfallagente così a vista, però necessario in caso di caduta.